Sembra che io sia proprio nel posto giusto. È difficile per me farlo, ma non c'è un altro modo. Qui vivono persone gentili che possono prendersi cura di voi. Arrivederci. Abbiamo ospiti? È strano, non ho ordinato nulla. Oh, lo sapevo. Qualcuno ha lasciato qui questi bambini, poveri piccoli. Va bene, ora vivrete insieme a noi. Ma la signora Bennett ebbe una sorpresa, non solo una. Ah, non l'avevo mai visto fare. Quindi non sono i soliti gemelli, ma sono uno freddo e uno caldo. Ehi, allontanatevi dal bambino subito. Non ci hai nemmeno lasciato finire i marshmallow. E ora crescerò questi bambini. Ho la sensazione che non sarà per niente facile. Questo orfanotrofio ha una stanza in più per entrambi. È modesta, ma spero che non la brucerete o trasformerete in una grotta di ghiaccio. Ah, la nostra cara scatola dei ricordi. Ogni tanto è giusto essere nostalgici e guardare le cose vecchie. Mi piace ricordare la nostra infanzia. Eravamo così piccoli quando siamo arrivati qui. Ricordo persino il mio primo incendio accidentale. Quel piagnone è di nuovo triste. Devo tirarlo su di morale in qualche modo e non dovrebbe essere difficile con i miei poteri. La gemella fredda Kaia è sempre stata brava negli scherzi. Conosce centinaia di modi per prendere in giro il fratello sexy. Leo, devi rilassarti un po'. Oh, ho freddo. Ma almeno hai smesso di piangere. E non è finita. Sai pattinare sul ghiaccio. Il pavimento è congelato. Oh, è scivoloso. Ecco, ghiacciolo, mi hai fatto proprio arrabbiare. Kaia sembra aver risvegliato un vulcano dormiente. Oh oh, dovrei scappare. Aiuto, mi stanno attaccando. Lo stanno facendo di nuovo? Non ne passo più. Wow, non ho mai mangiato il gelato al porridge prima. È un po' strano. Grazie, Kaia. Così è più buono, ecco. Oh no, è bruciato. Lo vuoi? Non mi piace nero. Ehi, voi due, fermatevi, calmatevi e comportatevi bene. Oggi avremo un ospite importante. Cosa? Chi avrebbe mai pensato che l'orfanotrofio della signora Bennett sarebbe stato visitato da Sophie Brown in persona, una star mondiale? Eccola qui! L'ho vista in TV. La signora Brown guadagna milioni di dollari, ma non la rendono felice. Solo un orfanotrofio potrà aiutarla a realizzare il suo sogno di diventare madre. I suoi vestiti costano più di questa casa. Ecco, può guardare i nostri figli, sono tutti qui. Questo è Danny. Perché non si rompe? Tesoro, smettila. Sta solo giocando. Questa bambina si chiama Emily ed è una studentessa modello. Le piacerebbe conoscere anche gli altri? Sì, certo. Allora andiamo. Sono più alto di te, ma io sono più intelligente. Basta litigare. Questi sono Kaia e Leo, sono gemelli e hanno dei superpoteri. Che carini. Ha già fatto la sua scelta? Voglio adottarli. Fantastico, deve solo mettere la firma qui. E ora è fatta, sarà la loro nuova madre. Oh, mi occuperò di voi più tardi, lo vedremo. La villa ha una palestra, una vasca a idromassaggio, un mini golf e un home cinema. Oh, sono sicura che troverete qualcosa da fare. Guarda, sorellina, il mare! L'avevo visto solo in foto finora. Wow, la vista è fantastica! Siamo in paradiso? Sono contenta che vi piaccia. Oh, che schifo! I vostri zaini sono vecchi e scadenti. Non vanno bene. Chiederò al domestico di portare qualcosa di meglio. Nel frattempo, ecco, prendete questi e metteteli insieme alla vostra paghetta. E questa è la piscina. Potete nuotare quando volete. È così grande! So già cosa farò come prima cosa. Posso farci una vera pista di pattinaggio. E qui ci sono le vostre stanze e la cucina. Oh, dove sono i miei nuovi figli? Ah, non perdono tempo. Sono il primo. Oh! Il mio trucco è rovinato. È meglio che vada a cambiarmi. Questo posto è bellissimo. Ho sempre desiderato una casa così grande. Ti piace l'acqua, Leo? È un po' fredda, a dire il vero. Oops, forse ho esagerato. E adesso che faccio? Lo porto in un microonde? Adesso sistemo tutto io. Basta così. Oh, non era mai successo prima tutto questo. Si serva pure, la signora Brown dice che ha bisogno di vitamine. Sembra delizioso. Oh, che succede? L'acqua è diventata bollente.
Ho pensato di scaldarla un po', non ti dispiace, vero? È bollente! Ti sta bene! Oh! Dovresti lavarti la faccia! Cosa? Sembra che diventerà un po' difficile lavorare! È così piacevole fare un bagno freddo! Posso rinfrescarmi dopo quella piscina bollente! Fa anche bene alla mia pelle! Leo non capisce la bellezza del ghiaccio! Un attimo! Il ghiaccio si è sciolto! No, no! È stata colpa del caldo! O è stata colpa di Leo? Avresti dovuto vedere la tua faccia! Ora sono davvero arrabbiata! Preparati alla mia vendetta! Sono stanca di questa lunga giornata! Finalmente posso rilassarmi e godermi un po' di pace e tranquillità! Che c'è di meglio? Ti piace la pallavolo di ghiaccio? Prendi questo! Perché la casa sta tremando? È un terremoto? Oh, siete voi! Per favore fermatevi! Non rompete tutto! Sembra che la signora Brown sia un po' in ritardo! E avere a che fare con questi insoliti gemelli è più difficile di quanto pensasse! Avete fatto un casino terribile! Non vi consiglio di alzarvi dal letto perché il pavimento è di lava! Oh, che caldo! Non era solo un gioco? Va bene, dobbiamo calmarci! Bambini, venite a sedervi vicino a me, vi insegnerò un po' di yoga! Ah, mi sono appena cambiata! Mi hai mancato! Non nascondetevi dietro vostra madre! Fallo tu! Non è niente, Sophie! Concentrati e immagina un posto isolato! Un attimo! Meglio le montagne o un'isola disabitata! Bene, ora va meglio! Benissimo! Mamma! Mamma, a chi vuoi più bene? A me, naturalmente! Ti piacerebbe? Qualcuno mi aiuti! Chissà cosa serve questo telecomando! Non vedo televisori da nessuna parte! È una pioggia di soldi! Non me l'aspettavo! E a che serve questo pulsante? Vediamo! Oh, musica! Un aggeggino piuttosto pratico! Quali altre funzioni ci sono? Ecco i suoi cocktail, signora! E tutto questo grazie al piccolo telecomando! Salve, sto organizzando una festa e invito tutti quanti! Mi piacerebbe essere ricca, questo è quanto! Sono venuti tutti! E non solo loro, accidenti! Questa festa è fantastica! Cindy, va tutto bene? Sì, è solo che la mia bevanda è calda! Questo problema è risolvibile? Ecco fatto! Che precisione! Grazie! Qui sono tutti quanti felici! Cosa? Hai bisogno anche tu dei cubetti di ghiaccio, non c'è problema! Che bello! Chiedimi pure se ti serve qualcosa, del ghiaccio per esempio! Che significa tutto questo? Tutti i nostri amici sono qui, davvero Kai ha organizzato una festa a mia insaputa? Non sapevo che Emily sapesse ballare! Ehi, perché non mi hai invitato? Sono tuo fratello! È una festa per Freddy, avresti rovinato tutto! Ho in mente qualcosa di brutto! E quindi non avresti dovuto farlo! Non pensarci proprio, ti congelo! E sai una cosa, è meglio se ti fai scortare fuori da una guardia! Oh, perché non funziona? Dammi il telecomando! No, l'ho trovato io! Ci hai già giocato! Ops, credo che l'abbiamo rotto! L'importante è che la mamma non lo scopra! Kaia, Leo! Questo è troppo! Sta succedendo un vero e proprio casino! Non mi aspettavo questo da voi! Emily, dimmi, che cosa è successo qui? Non lo so! Devo andare! Vado via! La mamma si è arrabbiata molto! È tutta colpa tua! Lo sapevo! No, è colpa tua! Dammi le tue valigie, le metto nel bagagliaio! Lo sapevo! Non voglio tornare all'orfanotrofio! Se ti fossi comportata normalmente non sarebbe successo! Anche se mi sono affezionata a voi, purtroppo non riesco a gestirvi! Mi dispiace! No! Mamma, ti prego! Vogliamo stare con te! È strano, la macchina non parte! Perché le ruote sono bloccate? Ragazzi, vi ho già spiegato tutto! Ti prego, perdonaci! Promettiamo di comportarci bene! Voglio dirvi una cosa, ma prima devo calmarmi, ok? Faccio un respiro profondo, fatelo anche voi! Ecco fatto! Wow! Dove siamo? La mamma sembra molto concentrata in questo momento! In realtà ne avrei bisogno anch'io! Ha funzionato? Bene!
puoi dirci cosa possiamo fare perché la mamma ci perdoni? Vogliamo davvero restare con lei? Scrivete i vostri consigli nei commenti sotto al video, d'accordo?